il pensiero filosofico intrattiene con il mare un rapporto fortissimo, simbiotico, vitale. Basti pensare che per i greci il mare era l'immagine mobile dell'infinito, dell'illimitatezza, ed essi concepivano quindi il rapporto dialettico fra terra e mare come un rapporto per cui il mare non doveva mai prendere il sopravvento. Ciò è provato anche dalla cultura greca. Sappiamo che i greci non navigavano mai troppo distanti dal mare, si tenevano sempre in prossimità della costa, di modo che la terra fosse sempre visibile. Ricordiamo inoltre che Platone nel Fedone utilizza la metaforica marittima per alludere alla dottrina delle idee, mediante l'immagine della seconda navigazione, Deuterus Plus, che è la navigazione che si compie quando non tira il vento e occorre ricorrere alla navigazione mediante i remi. La ricerca del mondo delle idee procede esattamente andando al di là del sensibile, quando il sensibile non basta a rendere conto dell'essente e dunque occorre fare ricorso alla dottrina delle idee. Da sempre quindi la filosofia con il mare ha un rapporto vivissimo. Sempre Platone nel Politico utilizza, a riprova di quanto dicevo poc'anzi circa l'illimitatezza come emblema del mare, l'immagine del mare infinito della disuguaglianza. Occorre, questo è il compito primario della politica, secondo Platone, fare in modo che non prenda il sopravvento il mare infinito della disuguaglianza. Occorre dunque sempre che vi sia una potenza terranea che tenga fermo il limite, che contenga il pericolo dell'illimitatezza. È un tema ricorrente nella filosofia greca, è un tema che attraversa tutta la vicenda dell'Occidente. Se pensiamo ancora a Kant, che nella terza critica, la critica del giudizio, utilizza l'immagine del mare come immagine del sublime naturale. Il mare è la potenza naturale scatenata dell'illimitatezza che pone la ragione dinanzi a una sorta di vertigine dell'infinito. E sempre Kant, nella prima critica, la critica della ragion pura, utilizzava l'immagine del mare periglioso e procelloso come immagine della terraferma dell'intelletto. L'intelletto è una piccola isola circondata da mari perigliosi che ne minacciano continuamente la consistenza. Più recentemente alcuni filosofi hanno ripreso il dualismo terra e mare sempre in una chiave che si richiama alla filosofia greca, quando anche non espliciti il proprio legame di dipendenza. Penso ad esempio a Hegel, che utilizza la dicotomia terra e mare per alludere al contrasto fra le potenze terranee e le potenze talassiche, dove il mare è immagine dell'illimitatezza. Il mare è il luogo del commercio, è il luogo aperto dove ci si muove. Questo è un tema che ricorre nelle sue lezioni sulla filosofia della storia, dove invece la terra figura come elemento del radicamento, del limite, delle differenze, delle radici, tema centrale nella filosofia hegeliana. Ecco, questa coppia dicotomica di terra e mare sarà poi centrale nel Novecento, come sappiamo, con la filosofia di Carl Schmitt, terra e mare, il nomos della terra. La terra è il luogo del radicamento, della stabilità, dei popoli, delle differenze, delle culture, dello stare in forme stabili. Il mare, per converso, è lo spazio aperto del divenire, dello spostamento. Sul mare non si sta, ma ci si muove, ci si mobilita costantemente, si naviga, appunto, pur trovando talvolta approdo in porti sicuri che garantiscono una pur precaria stabilità. Il mare resta lo spazio aperto dove non vige il nomos. Il mare è per sua essenza non normato, vige la legge del più forte, e quindi il mare, nota acutamente Carl Schmitt, è il luogo della pirateria, è il luogo della legge del più forte, quindi dell'anomia dominante su tutto il fronte. L'intera vicenda dell'umanità, dice Carl Schmitt, può essere riletta come lotta inesausta fra le potenze terranee e le potenze invece talassiche. La potenza talassica è la potenza sradicante per eccellenza, è la potenza che ci sradica, ci deterritorializza, ci costringe a muoverci costantemente. Ecco, potremmo dire che più recentemente, quando Sigmund Bauman ha coniato la felice e ubiquitaria, di fatto ormai nella sociologia e nella filosofia, formula di società liquida,
si è più o meno esplicitamente richiamato a questa dicotomia che, come ricordavo, attraversa tutta la storia dell'Occidente. La potenza talassica, liquida, è quella che disarticola ogni abitare stabile, ogni radicamento dei popoli e delle culture. L'odierna società liquido-finanziaria è una società effettivamente talassica, che segna il prevalere dell'elemento instabile, del divenire, della distesa uniforme del mare. Qui la differenza fra terra e mare torna a risuonare fortemente. La società odierna è una società talassica che mira nel suo stesso procedere a dissolvere le superstiti potenze terrane e a far prevalere ovunque l'elemento talassico. La società finanziaria contemporanea è per sua essenza talassica, prevale l'instabilità, prevalgono i moti ondosi della finanza, una distesa uniforme, globale, senza più le differenze terranee, dove ovunque vale il medesimo e dove ovunque prevale l'instabilità, il divenire, o per dirla con Carl Schmitt, la legge del più forte, la pirateria finanziaria, il divenire costante dei moti ondosi della finanza, dove non vi è più spazio per il radicamento, per la pluralità, e vige ovunque il medesimo. La mondializzazione è, da questo punto di vista, il dispiegamento globale dell'inautentico e del talassico, la potenza del divenire. La terra è il luogo dei radicamenti plurali, delle storie, delle differenze culturali, del nomos, delle divisioni del continente e del mondo intero. Il mare invece è un elemento uniforme, la sua distesa oggi tende a essere quella della globalizzazione, della società liquida globalizzata, dove non si sta ma si diviene, dove non ci si radica ma ci si muove illimitatamente. Il mare dunque come potenza illimitata che tende a sottrarsi a ogni nomos possibile. Possiamo dire dunque in estrema sintesi che oggi la nostra è una società essenzialmente talassica e talassocratica, dove prevale l'elemento liquido finanziario sull'elemento invece terraneo delle differenze, del radicamento, della stabilità. Siamo tutti costretti a muoverci per mare nell'attuazione di quel passaggio altamente evocativo e poetico della Gaia Scienza di Nietzsche, ove Nietzsche ricordava, con parole che cito quasi alla lettera, la navicella ormai si è allontanata da ogni terraferma, ha preso la via del mare e non deve avere più alcuna nostalgia per la terraferma, deve intraprendere la via perigliosa del mare aperto. Oggi è la situazione in cui tutti, ciascuno di noi e la comunità umana tutta, si trova sempre più nei flutti perigliosi del mare della mondializzazione liquido-finanziaria. Siamo per mare e mancano sempre più gli ormeggi, i punti fermi e la dimensione terranea del nomos della terra.